Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova recensione profumosa. Questa volta vi parlo di Sentosa, di Simone Andreoli. Sentosa fa parte del diario olfattivo, ossia una linea che Simone Andreoli ha creato parlando proprio dei viaggi che ha fatto in paesi lontani, ma con una caratteristica particolare, quella di guardare anche all'introspezione, alla conoscenza di sé. Sentosa, in particolare, all'interno di questo diario olfattivo, fa parte di Scritture nel buio, ossia questa parte di collezione è composta da profumi che hanno composizioni, come vi dicevo, introspettive, concepite appunto in notti insonni. Un tipo di fragranze molto cariche, molto seducenti e molto molto particolari. Sentosa fa parte della famiglia Ambrata Legnosa. È stato creato nel 2011 ed ha come note l'ambra grigia, il sandalo, il legno di cedro, la vaniglia e il labdano. La confezione all'interno della quale si trova questo profumo è questa. Una confezione molto ricercata, molto carina. Qui viene appunto indicato che si tratta di un eau de parfum made in Italy e di 100 ml. Nella scatola viene raffigurata appunto la carta come proprio quella di un diario, e aprendola troviamo all'interno questo cofanetto con la nostra fragranza. Io ne ho già usata parecchia perché appunto si tratta di un 100 ml ed ha nella parte anteriore appunto questo disegno con anche il marchio, e dietro appunto troviamo invece questa scritta dove viene raccontata la fragranza dall'autore. All'interno della confezione poi troviamo questo fogliettino dove viene raccontato in inglese il diario di Sentosa. Che cosa ne penso io di questa fragranza? Per quanto mi riguarda è vero che c'è questo sentore di uno sguardo seducente, di uno sguardo passionale, ma io la trovo anche una fragranza molto calda, molto avvolgente, molto rassicurante. Una fragranza morbida. Una fragranza appunto che parla di ambra ma parla anche di incensi, quindi una fragranza che allo stesso tempo è sensuale ma è anche una fragranza confortevole. Quindi io la utilizzo sia per uscire per esempio la sera, magari col fidanzato, magari con amici, ma la uso magari anche di sera prima di andare a letto per sentirmi avvolta, per sentirmi rassicurata, per sentirmi tranquillizzata quasi da questa fragranza. Quindi niente, questo è un po' quello che io vi posso raccontare di Sentosa. Anche in questo caso spero di esservi utile, anche se non so se effettivamente le mie descrizioni un po' così strampalate siano chiare. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!